Eccoci qua. Siamo partiti per questa prima chiacchierata sui vini bianchi del Friuli. È una diretta intimista, diciamo, perché ho solamente il produttore come responsabile di tutta la zona, anche se ha un peso specifico importante e se lo porta pure dietro. David Buzzinelli, che è presidente del Consorzio Coslio. Ti saluto e ti ringrazio, David. Grazie. Come stai? Benissimo. Benissimo. E quindi cominciamo subito a spiegare il perché di questa chiacchierata. Noi siamo qua da lunedì, abbiamo ben 400 circa, anzi 393 se non sbaglio, vini del Friuli, Venezia Giulia ovviamente, la gran parte dei Colli Orientali e del Collio, una buona parte dell'Isonzo, un po' di Friuli Doc, Carso, Aquileia, eccetera, eccetera. Ma stasera noi parleremo esclusivamente del Collio, mentre le altre denominazioni le toccheremo domani insieme a Matteo Bellotto, che è il fulcro, il ragno vivente che tiene in mano tutte le varie pubbliche relazioni della zona. Davide, io ti chiedo subito di spiegare in pochissime parole che cos'è il Collio e dov'è. Il Collio è la parte collinare della zona dell'ex provincia di Gorizia che si appoggia sul confine sloveno. È una zona sempre vocata all'enologia, tra diciamo la prima DOC friulana e tra le prime denominazioni italiane. Di certo gli abitanti del Collio hanno sempre creduto al proprio prodotto e hanno cercato in tutte le maniere di presentarlo al pubblico nella miglior maniera. Dopo questa presentazione molto presidenziale e democristiana, quanti ettari ci sono nel Collio intanto? Il Collio è un territorio che ha all'incirca 6.000 ettari, di cui 1.600 sono a vite. Questo è a dimostrare, diciamo, l'impatto molto, molto poco invasivo sul territorio che ha la nostra agricoltura. Ma e gli altri 4.400 sono tutto a industrie, a capannoni o no? Il Collio è fatto da piccoli comuni, il più grosso ha 8.000 abitanti, tutti gli altri sono molto più piccoli. Le zone industriali sono tendenzialmente tutte nella zona pianeggiante per motivi logistici e comunque non abbiamo grosse industrie. Resta il fatto che sulla parte culinare non si riescono neanche a coltivare cerealicoli, perciò i rimanenti 5.000, a parte i borghi o questi paeselli o questi piccoli comuni che abbiamo sparsi sul nostro territorio, è bosco e qualche fruttifero o qualche pascolo, ma molto poco. Benissimo. Quali sono i principali vitigni bianchi del Collio? Proprio in ettari, cioè qual è quello più piantato? Beh, resta il Pinot Grigio ad oggi. Pinot Grigio, seguito dal... Beh, lì se la combatte il Sauvignon e il Friulano. Queste Quindi sono le coltivate ad oggi sul Collio. le prime tre uve coltivate sul Collio che coprono in percentuale quanto della superficie Diciamo di... che il Pinot Grigio copre un 30% e poi andiamo sul qualcosa più 11, del 10-11% sul Sauvignon, il Friulano anche lì intorno, ma siamo sul Il Pino Bianco come è messo? Pinot Bianco è una varietà eccezionale che si sta riprendendo molto, ma non so esattamente quanti ettari ha, ma non ci sono tantissimi. È stato perso nel tempo, purtroppo, anche perché dire che purtroppo il mercato è visto come il
il parente del Pinot più sfortunato, piace specialmente ai tecnici, ce lo beviamo tra di noi, anche se devo dire che è un grandissimo prodotto, si sta rivalutando, ma adesso io penso che sia attorno al 5%, non è oltre. Ma non ho i dati. Come ettari, tipo 70 ettari, una cosa del genere, o meno? Sì, ci sta, potrebbe essere. Non ce l'ho tutto in memoria, tutti gli ettari del consorzio. Va bene, va bene. Non sei stato promosso all'esame dell'ettaraggio del consorzio, te lo dico, devi studiare di più, preparati e ritorna la prossima volta. Andiamo avanti, vediamo se ti salvi, ok. Allora, vi spiego che cosa abbiamo assaggiato noi in questi giorni. Al contrario del Collio, dove il vitigno principale è il Pinot Grigio, il maggior numero di etichette che sono arrivate per i nostri assaggi sono di Friulano, cosa di cui sono particolarmente felice, perché su 400 vini solamente ben 100 erano di Friulano, ovviamente non solo del Collio, ma di aziende dei Colli Orientali e di altre zone, e quindi sono molto felice perché l'annata 2019 del Friulano, ve lo dico in anteprima, fra di noi, non tanto mondiale, è un'annata veramente molto, ma molto interessante, molto, una bella struttura, comunque ve lo dirò dopo, tutto quello che c'è da dire sul Friulano. Dopodiché abbiamo assaggiato Pinot Grigio, circa una sessantina di etichette, Pinot Bianco, purtroppo 17-18 etichette, 17 etichette, e abbiamo fatto stamani anche dei Gewürztraminer, perché se qualcuno non si fa del male in Italia non è contento, e quindi avendo la Malvasia da queste parti pensano bene di piantare Gewürztraminer. E poi abbiamo fatto i Sauvignon, però ancora non ve ne parlo perché dobbiamo finirli e quindi non posso fare anteprime su quello che abbiamo degustato. Allora, David, da un punto di vista del Collio, com'è andata la vendemmia del Friulano nel 2019? Allora, a parte che il Friulano resta uno dei vini del cuore di tutti, che dobbiamo chiamarlo Friulano, ma noi siamo nati col Tokaj e probabilmente moriremo sempre col Tokaj. Da noi si dice, si scrive Friulano, ma si legge Tokaj. Su questo. Il Tokaj non sbagli mai. Le vendemmie, diciamo che negli ultimi anni le vendemmie più difficili sono state la 2014 o la 2003, vendemmie molto particolari, molto difficili nell'interpretazione. Del resto tutte le altre vendemmie sono sempre ottime, se non eccezionali. Il 19 non è stata una vendemmia molto produttiva, ma di un equilibrio molto buono sulle varietà. In Collio ci sono state alcune zone che hanno avuto dei danneggiamenti forti dalle grandini, però devo dire che erano abbastanza precoci, perciò erano fine luglio, si è rimesso un po' di quantità, ma la qualità c'è stata. Ritengo che la 2019 sia un'annata molto buona, molto equilibrata, è un'annata che è anche propensa a un buon invecchiamento e anche, secondo me, darà del meglio anche in un prossimo futuro, non sicuramente, non sta dando il meglio adesso, diciamo. Ma questo lo spero e ne sono anche convinto, perché ovviamente i nostri assaggi non si sono fermati alla 2019, ma avevamo anche un buon numero di etichette del 2018, e trovando comunque molto buona anche la 2018, la differenza di concentrazione, di ampiezza dei Friulano 2019, che non sono ancora pronti, era nettamente a favore di quest'ultimi, e quindi io sono convintissimo che la 2019 darà grandi soddisfazioni in futuro a chi avrà voglia di comprare un vino che non è che poi è tanto promosso e conosciuto in Italia, perché se si vuole andare
a guardare in tasca i signori produttori friulani preferiscono presentarsi nelle italiche vesti con Sauvignon, Pinot Grigio, Chardonnay, e friulano è un po' così tenuto in casa. Loro dicono che il vino bianco se lo bevono fra tecnici, il friulano se lo bevono fra friulani o comunque poco oltre, e invece è buonissimo perché è un grande vino da pasto, è un grande vino da pasto che può andare bene anche con tanti piatti che vanno bene sui vini rossi, e per questo io ne sono stato molto contento insieme a Pasquale Porcelli, che ha fatto insieme a me la degustazione, e posso dire che fino ad ora è il vitigno, l'annata vitigno, che ci ha dato maggiori soddisfazioni e ci ha dato un numero importante di ottimi vini e qualcuno veramente di alto livello. Ora magari Davide mi bloccherà subito, ma io ho trovato in questi, nei Friulano del Collio, una minor differenziazione fra quella che viene chiamata il Sauvignon Nuts e quello che non viene chiamato così, cioè quelle che ha sentori che puntano sul Sauvignon e quello invece che punta più su altre sensazioni che possono essere più vicine alla mandorla o comunque alla frutta. Nella 2019 di bello c'è che queste due sensazioni, a parte in pochissimi casi, abbiamo perso il presidente ma tornerà, a parte in pochissimi casi siamo molto vicini, e devo dire che il frutto e le note di anice, di menta che si trovano o comunque di melone sono veramente molto piacevoli e profonde, ma soprattutto il corpo che dà soddisfazione. C'è una sapidità e una pienezza notevole. Non è certamente un vitigno di alta acidità, vero David, il friulano? Diciamo che è un vitigno che ha bisogno sempre di un'attenzione, specialmente sulla parte acida, che tende ad abbassarsi. Bisogna stare un po' attenti sull'elaborazione, ma penso che i nostri produttori lo sappiano e gli stanno ben dietro. Resta il fatto che è un vitigno che ormai nelle nostre parti è restato solo nelle zone culinari, è stato abbandonato abbastanza fortemente dalla pianura, ma penso che la collina lo stia mantenendo e lo stia mantenendo a livello. E infatti, noi ne abbiamo assaggiato appunto un centinaio. Devo dire che abbiamo avuto delle bellissime soddisfazioni e adesso vado a presentarvi quelli che per noi a questo punto hanno avuto i punteggi più alti. Sto parlando ovviamente dei vini del Collio, precisando che se i friulano erano un centinaio, del Collio ne abbiamo assaggiati 25. Su 25, 4 hanno avuto dei punteggi molto molto importanti e sono tutti e 4 vini del 2019. Vado a presentarvi il primo, che è il Friulano di Subida da Monte. Se vedete bene qua l'etichetta, è il 2019 ed è un vino che ci è piaciuto molto perché unisce note floreali a note di frutta matura dove si sente molto la pera, e in bocca è bello cicciottello e molto interessante. Ha preso, dato che noi partiamo dalle 3,5 stelle in poi, ha preso 86 punti. Voi sapete, ormai lo ripeto ogni volta, che i nostri punteggi sono molto genovesi o scozzesi per molti, ma 86 punti per noi è un punteggio molto importante. Il vino un passo sopra è il Friulano di Marco Scolaris, questa qua, ed è un vino che al contrario dell'altra, ha note di mandorla, un po' di erbe officinali e melone, ed è in bocca invece più austero, quasi tagliente, ancora molto 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 giovane, devo dire.
Il terzo vino, e qui si entra nell'empireo, perché dato che noi siamo appunto piuttosto parchi nei punteggi, quando si superano i 90 punti vuol dire che per noi siamo di fronte a vini veramente, veramente importanti. E un vino che mi piace molto, anche perché mi sembra sia collegata con noi, e forse lo sentirà, è il Friulano di Alessio Comianc, che è veramente un vino che a me ha colpito tantissimo, anche a Pasquale. Ha grandi note di floreali, coltiglio, le mandorle, poi non è un vino potentissimo, è molto dinamico, profondo, è veramente piacevolissimo, molto elegante e armonico fin da adesso. E questo vino, ridendo e scherzando, ha preso ben 91 punti, che per noi è un punteggio importantissimo, e quindi ci complimentiamo con i Comianc, che non ci guardano, ma penso ci stiano ascoltando. Mentre invece l'altro vino che ha avuto un punteggio importantissimo, cioè lo stesso, 91 punti, è il Friulano di Zorzon, che è veramente un vino di una potenza questa e di una profondità notevolissima. Io conoscevo molto questa azienda per il Sauvignon, devo dire, e sono rimasto sorpreso, perché questa volta mi ha sorpreso, almeno per adesso, con il Friulano. Anche lui ha preso 91 punti, quindi abbiamo due primi vini ex aequo, e ovviamente molti altri vini che troverete pubblicati su WineSurf nei prossimi giorni, nella degustazione completa, che hanno preso punteggi molto molto importanti. Adesso passiamo dal Friulano al Pinot Grigio. Ora, se Davide ha detto che il Friulano è il loro vino del cuore, io lo punzecchio domandandogli se il Pinot Grigio è il vino del portafoglio. Ma effettivamente potrebbe essere detto di sì, però diciamo che Pinot Grigi, come si trovano qui, non è molto semplice trovarli dalle parti. Il Pinot Grigio si è adattato al Coglio già dai primi anni dell'Ottocento, perciò ne abbiamo già da parecchio tempo, si è adattato molto bene. È la varietà che non sbaglia assolutamente mai, è sempre stato equilibrato, è sempre stato appagante, ed è effettivamente la chiave per andare all'estero, questo non lo nascondo. Bene, allora, visto che si è collegata la signora Comian, ci rifaccio i complimenti. Grazie, mi sente? Buonasera. Sì, la sento, buonasera. Buonasera. Buonasera, sì, siamo piacevolmente sorpresi. Non è vero, ieri sera mi ha detto che se l'aspettava, perché ci credeva in questo Friulano. Sì, però non pensavamo così, cioè non pensavo a questo punteggio, ecco. Okay, complimenti, sì. Veramente. Grazie. Beh, noi ci mettiamo il cuore e sì, cerchiamo di perseguire anche qualità elevate, sì, negli ultimi anni. Quindi complimenti ancora. David, veniamo a parlare del Pinot Grigio. Noi ne abbiamo assaggiati in Coglio, vado a controllare, scusate, perché è una cosa abbastanza importante. Noi ne abbiamo assaggiati 10-11 e ne abbiamo assaggiati 50 in totali. Se c'è una degustazione che ci ha deluso, ma non poco, parecchio, è stata quella del Pinot Grigio. Che forse non me l'aspettavo vista l'annata, B, non mi aspettavo le ricorrenti tipologie di Pinot Grigio con da una parte un po' di carbonica, e quella può essere l'imbottigliamento recente, ma abbiamo assaggiato del Pinot Grigio di 2-3 anni ancora con la carbonica, dall'altro una spalmatina di zucchero residuo che fa sempre bene sui mercati internazionali. David, sinceramente, non,
Vorrei far vedere tutte le bottiglie che hanno superato le 3,5 stelle e non ne ho nemmeno una. E questa è una cosa che mi dispiace moltissimo. E ovviamente non ce l'ho per il Collio e non ce l'ho per nessun'altra zona del Friuli. Domani ne parleremo con le altre denominazioni, ma una purtroppo è stata una delusione notevole, quella del Pinot Grigio, che spero sia, almeno per le denominazioni più importanti come Collio, Collio Orientale, un problema di giovinezza. Ne abbiamo discusso da ieri, non siamo riusciti a capire i perché. Davide, dimmi qualcosa, sparami, fai qualcosa, insomma. No, ma mi avete trovato un po' impreparato su questo, non me l'aspettavo neanch'io, non so quali Pinot Grigio avete assaggiato. Generalmente so per certo che le aziende stentano a dare effettivamente il Pinot Grigio in degustazione, però effettivamente la maggior parte dei Pinot Grigi vanno all'estero, sono mirati a dei mercati specifici e molte aziende lo interpretano come il mercato lo richiede. Purtroppo questo è un'esigenza di mercato, ma non credo che siano proprio tutte così. No, ora, almeno... quanti produttori di Pinot Grigio ci sono in Collio, mettiamo? Più o meno l'80%. Ecco, quindi come numero un centinaio? Beh, diciamo su 110-120 marchi che ci sono sul Collio, io penso che 100 sicuramente il Collio lo produca. Noi speriamo che prossimamente quelli che usciranno più avanti, perché c'è anche da parlare di un logico problema di imbottigliamenti vista la situazione Covid. La signora Comian ci sta imbottigliando oggi, per cui lo sa perfettamente, ma Davide me ne parlava 3 mesi fa quando lo intervistai durante il lockdown di questi grossi problemi che avrebbero avuto le aziende al momento dell'imbottigliamento, questo non solamente in Collio o in Friuli, ma specialmente per i bianchi, fra virgolette, di annata, c'è un insomma, molte aziende ancora non hanno deciso cosa fare, molte aziende stanno cercando di guardare avanti, e anche in Friuli la situazione dell'imbottigliato è serale, cioè qualcuno imbottiglia stasera e domani mattina porta le bottiglie oppure mi chiamerà fra 15 giorni per mandare il campione in degustazione. Quindi il Pinot Grigio purtroppo non ce l'aspettavamo nemmeno noi, perché l'annata è buona e speriamo che sia un problema di giovinezza. Certo è che questa unione fra carbonica e zuccheri, in più col discorso del ramato che piace molto perché è quasi rosa, rischia di fare un vino marketing oriented molto vendibile, ma forse con un po' di mancanza di anima in generale. Ecco, no? Ovviamente ci sono le grandi differenziazioni all'interno delle zone. Davide, dimmi qualcosa, dai, convincimi del tutto. So che ci sono abbastanza produttori adesso che tendono a fare questa ramatura, ma a dire la verità su Collio neanche tantissimi, non ce ne sono molti, a meno che mi risulti a me, poi ogni giorno ne viene fuori una nuova, figuriamoci. Cosa che non mi trova molto d'accordo, però per l'amor di Dio, se rientra nel disciplinare, ben venga. Sono abbastanza imbarazzato, vuol dire che i prossimi 15 giorni mi devo assaggiare tutti i 19 Pinot Grigio 19 che trovo in giro, me li assaggerò, e se non sarò in linea con voi, ci risentiamo. Guarda, la presenza della carbonica secondo me sono gli imbottigliamenti o i pre-Covid, non post-Covid. Sì, te dici? Sì, per il semplice motivo che c'è una tendenza adesso di usare dei tappi tecnici molto, con delle chiusure molto, molto spinte,
che tendono a mantenere l'anidride carbonica all'interno. Specialmente, cioè la presenza dell'anidride carbonica ce l'hai se tu stai imbottigliando vino freddo, non sicuramente se stai imbottigliando vino caldo. Quindi questa è una cosa bella tecnica che abbiamo imparato. E dopo questa bella notazione tecnica andiamo a notazioni ancora più belle sull'altro vino vitigno di cui parleremo stasera, che è il Pinot Bianco. Pinot Bianco, non ne abbiamo assaggiati moltissimi, 17 vini, questo mi dispiace molto perché viene particolarmente bene in Collio e in Friuli. E io sono sempre qui che spingo i produttori a pensare di piantarlo, a pensare di utilizzarlo, anche perché ogni anno non deludo assolutamente ed è un vino che in altre zone d'Italia sta facendo la differenza. Prendiamo l'Alto Adige, tanto per fare un nome, dove si sta puntando su del Pinot Bianco di altissimo profilo e di lungo invecchiamento, accanto a Pinot Bianco, giovani, piacevoli, molto bevibili, che possono essere venduti con tranquillità e conservati per 3-4 anni senza grossi problemi. Nel Collio, David, qual è la tendenza? Più Pinot Bianco giovane o più Pinot Bianco da invecchiamento? Ma la tendenza è del recupero del Pinot Bianco, anche se devo dire che è più una tendenza della zona del Collio, quella più davanti, perciò Capriva, Cormons, Mossa, queste zone qui, Brazzano, Cormons, tendono un po' più di spingere adesso sui Pinot Bianchi. Scusami, hai detto una cosa che magari qualcuno non capisce. Le zone più davanti, spiegaci quali sono davanti e quali sono di dietro. Diciamo che più o meno il Collio è una mezzaluna esposta al sud fatta da all'incirca due strisce di colline. La prima striscia di collina è quella più aperta verso il mare, perciò ha una temperatura media un po' più alta, mentre la seconda striscia di colline è un po' più riparata, con dei sbalzi termici maggiori e con altre caratteristiche. Perciò noi andiamo, diciamo, dalla zona di Dolegna, che siamo un po' più esposti a nord-est. Poi abbiamo Brazzano, Cormons, Capriva, Mossa, che è esposta a sud. Poi abbiamo la fascia di Plessiva, quella sotto il confine, Oslavia, San Floriano, che hanno un'esposizione sempre a sud, però con delle temperature un po' diverse, che comunque danno dei risultati un po' diversi. La zona di Capriva e Pradis è sempre quella che da sempre si è detto che è la più vocata per il vino bianco, per la Malvasia, per il Friulano, e di per sé diciamo che il Pinot Bianco anche a Capriva lo stanno recuperando in molti. Io personalmente ci stiamo ragionando, noi abbiamo eliminato il Pinot Bianco negli anni 90, stiamo rivalutando adesso, perché avrei la possibilità di rifare un vigneto posizionato secondo me in maniera adatta, però sono progetti a lungo termine. Sull'invecchiamento no, il Collio sta già lavorando su tutti i fronti, dimostrando che non ha paura del tempo. Il Collio riesce a fare un vino grande, che è grande subito ed resta grande nel tempo, non gli serve uscire dopo 5 anni per dimostrare che è un grande. Perciò il Pinot Bianchi, si assaggiano ancora già oggi Pinot Bianchi che hanno 10 anni e che sono perfetti, ma non sono stati pensati per avere questo sviluppo. Nascono così, sono longevi. Benissimo, benissimo. Quindi vedremo se quelli che abbiamo assaggiato del 2019, che dovrebbe essere stata una buona annata anche per il Pinot Bianco, o sbaglio? È David? Sì. Sì, assolutamente. No, bella, una bella annata al Pinot Bianco. Anche sul Pinot Grigio era una bella annata il 2019. Ho visto i risultati un po' così. Però sul Friulano è andata molto bene, sul Pinot Bianco è andata molto bene.
sul Sauvignon, quelli che abbiamo assaggiato ci hanno dato dei buoni risultati. Siamo rimasti anche noi così sul Pinot Grigio, ma continuiamo sul Pinot Bianco. Posso fare una domanda? Sì, dimmi. Sì. So che avete una università molto attiva nelle vigne. Questo me l'ha detto Piero Totis a suo tempo, ma l'ho verificato anche da altri, che fa carotaggi di terreni per stabilire i terreni migliori per certi vitigni. Non è che questa diffusione del Pinot Grigio in certi terreni non sia adatta e forse è quello che sta dando questi risultati che Carlo diceva. Non si potrebbe sfruttare molto di più questa università e riuscire a dare ai produttori questo terreno va più bene per questo tipo di vitigno, questo altro va bene per questo altro vitigno, in modo che possano rinnovarsi e tornare ai fasti di una volta? Devo dire che noi, i produttori che abbiamo sul Coglio, sono tutti figli di produttori, figli del territorio, figli di... è sicuro che sanno benissimo dove piantare e cosa piantare, è per questo. Per di più, il Coglio non è che è un mix di tanti terreni, diciamo che sì, qualche tipologia, sempre sulla Marna, sulla Ponca, mezzilloso, ma non abbiamo degli influssi molto particolari, se non per qualche collina dei terreni di un terreno un po' più calcareo, rossiccio, che però devo dire che è quella parte che magari sui Pinot, sulle varietà più precoci si comporta ancora meglio. Non credo che sia questo il problema, perché se fosse stato questo il problema vi assicuro che era già antecedente e non era 30% della produzione in questo momento del Pinot Grigio. Certo, perché sicuramente è il vitigno più piantato non solo in Coglio, ma penso in Friuli. Beh sì. Beh, no, adesso devo vedere la glera com'è. Ah sì, va bene. Non volevo parlare del diavolo stasera, vabbè, lasciamo stare. Tanto in Coglio non c'è la glera, quindi non dobbiamo toccare quell'argomento. Ma torniamo al Pinot Bianco, non ne abbiamo assaggiati molti perché, come dicevamo, non ce ne sono molti. E diversi vini hanno avuto ottimi punteggi, abbiamo avuto dei varietali, cioè il Pinot Bianco, il bello del Pinot Bianco friulano è che non si può sbagliare, si riconosce subito dal profumo che è quello lì, quella frutta, quelle note di pera, quelle bellissime note anche ogni tanto floreali immediate. Secondo me sono un bellissimo biglietto da visita per un vino che ha corpo e ha grande eleganza. E ne abbiamo selezionati due del Coglio, considerando che nel Coglio ne abbiamo assaggiati pochissimi, e vi dico subito quanti. Erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, su 7 vini, i due migliori vengono dal Coglio, quindi del tutta la degustazione. Un ottimo vino è, penso lo conoscano un po' tutti, il Talis di Venica, che è un Pinot Bianco molto molto piacevole, anche se vogliamo molto marketing oriented, ma con le stimmate del Pinot Bianco al suo interno, e ha preso 88 punti, quindi siamo su un livello abbastanza importante. E il miglior vino, miglior Pinot Bianco della nostra degustazione è il secondo. Lo riconosce? Chi è? È il Pinot Bianco di Comines. Grazie. E due. Che due su due, insomma, comincia a fare notizia. Oh, sì. Ma sono particolarmente... Abbiamo trovato in questo... Mi dica come ha fatto. No, sono particolarmente orgogliosa perché il vigneto è di... ha circa 20 anni, 20-22,
e veniva vinificato sempre come uvaggio, quindi mai in purezza. E dall'anno scorso mi sono impuntata e ho detto, ma perché non farlo in purezza? Perché secondo me vale, merita. E poi appunto anche leggendo che il Pinot Bianco, come diceva lei, appunto è un vitigno insomma che spicca nel collio. E quindi mi sento particolarmente orgogliosa, ecco, anche del punteggio. Quante bottiglie ne fate di Pinot Bianco? Dunque, del 2019, 15 ettolitri. Sono 7.000 metri. 7.000 bottiglie? No, 7.000 metri di vigneto, la superficie... quante bottiglie fate? Quindi 15 ettolitri sono 2.000 bottiglie. 2.000 bottiglie. Io dicevo 20, ma c'era uno quantità, zero di troppo, in effetti. Sono quantità, sì, molto basse, perché appunto si vuole perseguire una elevata qualità. Ecco, questa è, da diversi anni a questa parte, insomma, questo è l'obiettivo dell'azienda. Ok, ora, nei prossimi giorni, anche se assaggeremo dei vini di Comianch, di Alessio Comianch, li tireremo fuori dalla degustazione, perché sennò non vale. Dovremo, per manifesta superiorità, quasi... Mario, te mi capisci, è come essere interisti e manifesta superiorità, che ti devo dire. Quindi, voi non vedete, ma ho una maglietta dell'Inter qua, che non posso arrivare a farla vedere al microfono. Il nostro figlio esulta, perché anche lui è interista. Bene, David, io ti ringrazio intanto di essere corso qua rischiando... Volevo evitare queste, dopo tre mesi di videoconferenze, di video di qua, video di là, penso che tornare un po' più alla normalità con la stretta di mano e vederci, avere un bicchiere insieme, sia molto più naturale che vederci in questo. Io e te lo faremo fra tre minuti nettamente, appena chiudiamo questa diretta. Io, se non ci sono domande o richieste, solamente una comunicazione di servizio alla signora Comianch: fra cinque minuti la chiamo e devo chiedere una cosa, va bene? Grazie. David, io ti ringrazio tantissimo. Domani parleremo sia di Collio che di Collio Orientali, che di Isonzo, che delle altre denominazioni. Ci sono delle bellissime sorprese anche da zone del Friuli che non erano proprio al primo posto nel desiderio o nel modo di vedere il vino del Friuli, ma ne parleremo domani. E vi ringrazio, vi do appuntamento domani alle 18, stessa spiaggia. Ci sarà la signora Comianch? Non la sento più, signora, ha disattivato il microfono. Scusi, sì, faccio il possibile, perché abbiamo due giorni di imbottigliamento, ma faccio il possibile. No, deve esserci, assolutamente. Vediamo. 2 su 2 è una perla rara. Grazie mille. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. Grazie.